Buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa sera è 12 gennaio 2021, in collegamento con Paola Sbardellati, ormai amica di Libre TV, ormai conosciuta dal pubblico di Libre TV, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, questa sera in veste di sessuologa. Di cosa parliamo? Parliamo di sesso e Covid, una cosa di cui sui media si parla poco, c'è un po' di, diciamo, letteratura, tra virgolette, su internet, però io sono rimasto un pochino, mi sono interessato a questa cosa e l'ho proposta a Paola, perché insomma su internet, ma anche in televisione, si trovano addirittura tutorial su come ci si deve lavare le mani durante questo periodo, ma insomma su questa parte importante dell'attività umana, che come sappiamo fa parte, è uno degli elementi che contribuisce all'equilibrio delle persone, al benessere delle persone, cioè l'attività sessuale, in questo periodo di Covid se ne parla poco. C'è una, diciamo, paura generalizzata ovviamente dei contatti, che ha portato ad una drastica, quanto pare ci sono degli studi, diminuzione di questa attività. Ecco, Paola, dal tuo punto di vista, che è sempre appunto quello di una terapeuta e appunto di un'operatrice all'interno di un ospedale, anche se solo che sei, quindi che cosa ci puoi dire di questo? Allora, innanzitutto buonasera Gianni, in effetti sì, quello che tu stavi ben spiegando è quello che si sta verificando, cioè che c'è una riduzione o comunque delle complicazioni nella sessualità. Quando parliamo di riduzione dell'attività sessuale, mi riferisco nel vero senso della parola al fatto che le persone stanno meno vicine anche sessualmente, siamo meno vicini perché non possiamo con tutte le restrizioni, e questo tra l'altro ha avuto degli effetti anche nella vita di coppia, nell'intimità, nella vita sessuale delle persone. Concentriamoci su questo primo dato, cioè secondo te perché? Cioè c'è anche il motivo per cui si riduce questa attività in modo drastico? Poi sappiamo che ci sono anche delle modalità per farlo in modo, dico per la sicurezza ovviamente, però insomma c'è un alone di paura un po' generalizzato, a volte anche non giustificato. Sì, allora c'è un alone di paura, una volta avevamo fatto un accenno, ovvero al fatto che tante persone, moglie e marito per esempio, che vivono insieme, nel periodo ovviamente Covid che stiamo vivendo, non parlo soltanto la prima ondata ma parlo tutt'oggi, magari vivono, se possono, in due stanze diverse la sera, dormono in due letti distinti. Per quale motivo? Perché la paura che si possano contagiare esiste, quindi questo sta già portando le persone a dire usiamo la precauzione massima, che è quello del non avere contatto. Quindi possiamo comunque dire che il Covid non è una malattia sessualmente trasmissibile. Non è una malattia a trasmissione sessuale, esattamente, assolutamente. È una malattia che, come noi stiamo vedendo, sì, essendo un virus, si trasmette attraverso quello che può essere l'aria, la respirazione, per cui l'uso delle nostre mascherine, per cui noi andiamo a inalare verosimilmente anche il virus tante volte. E nella vicinanza sessuale, perché quella c'è necessariamente, non è per via della trasmissione nell'atto, ma della vicinanza, che può essere ovviamente fatale. Si sono fatti degli studi anche sul fatto che se delle persone sono nello stesso posto, più persone, non si sa ovviamente se la persona è positiva o meno, il fatto che possano stare a contatto oltre quei 15 minuti fatidici che più o meno sono stati studiati e individuati, poi le mette più a rischio, quindi la persona contrae il virus oltre un certo limite di tempo, no? Ha più possibilità. Chiaramente, se noi immaginiamo due persone che sono in un rapporto sessuale, adesso faccio una battuta, no? Che magari uno spera che possa durare anche più dei canonici 15 minuti, tra un preliminare e ovviamente l'atto in sé per sé, le fusioni o comunque stare vicini, è chiaro che c'è un fattore di rischio di trasmissibilità, nonostante ovviamente uno dica sì, non è una malattia a trasmissione sessuale, certo, questo sì, a tutti gli effetti. Peraltro appunto quello che dici è anche supportato, ci sono anche degli studi che penso che siano stati proprio fatti per cercare di dare anche tra virgolette delle certezze, si chiedono certezze in ogni momento in questo periodo di grande, diciamo, disagio. L'Università di Napoli ha fatto appunto uno studio su questo, insomma ha escluso che nei liquidi e nei vari, diciamo, sulla pelle, a livello vaginale, ma non solo, non è presente appunto, o perlomeno non è possibile la trasmissione in questo senso.
E da questo poi è derivata tutta una serie di comportamenti sessuali più o meno a rischio. Ecco, quindi in qualche modo il sesso, che è un'attività io riterrei anche necessaria all'individuo, si pratica in un modo diverso. Attività sessuale è anche quella che si fa solitaria, con la masturbazione e così via, e c'è tutta una diciamo scala di rischio in questo senso. Però questo comporta anche poi nelle persone si modifica anche un certo equilibrio, una certa anche routine. Sì, allora, quello che stai dicendo tu, si modificano le abitudini. Allora, si è registrato un calo dell'intimità, quindi le persone, avendo paura del contagio, e il contagio è attraverso un contatto fisico, limitano tutto, compresa il fatto di fare l'amore. Se parliamo di una coppia, poi magari vediamo anche le cose secondarie, no, al Covid, perché magari le persone che stanno insieme dentro una casa non lo fanno soltanto l'evitamento della sessualità per effetto della paura del Covid, ma anche per quello che è un risvolto indiretto, quindi le problematiche. Questo magari è un altro paragrafo, lo apriamo dopo, ma ritornando al discorso che stavi facendo te, sì, questo sta alimentando tutta una serie di discorsi alternativi che ci sono sempre stati, perché per esempio se ne è parlato tanto già nel 2000 del cybersex, no? Famoso cybersex. Io mi ricordo che andai a un primo convegno mondiale di sessuologia a Parigi e un mio intervento fu proprio questo, sulla appunto sessualità virtuale, e oggigiorno sta prendendo piede di più. I famosi discorsi di conoscersi sesso tramite da remoto, insomma, sesso da remoto, sesso sicuro, sicuramente, quindi non ci sono rischi rispetto alle malattie a trasmissione sessuale, non c'è rischio per un Covid, e le persone si sentono più protette e in qualche modo si dedicano alla loro sessualità, che prende un'altra piega, e si è visto che c'è stata una ripresa di questo tipo di sessualità e di ricerca di piacere. Perché il piacere sessuale è uno dei bisogni naturali, fisiologici. Noi abbiamo bisogno di dormire, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di socializzare, abbiamo bisogno anche di fare l'amore. La masturbazione, che può ancora tante volte, lo dico come sessuologa, scandalizzare, perché purtroppo tante persone ancora hanno delle restrizioni su questo tipo di pratica, che poi l'autoerotismo, come meglio si vuole chiamare, è quello che ci aiuta a conoscerci, e se ci conosciamo poi riusciamo anche nella relazione intima con il nostro partner. Però chiaramente quello che sta succedendo è che c'è una ripresa di tutto quello che può essere un capitolo virtuale rispetto all'interazione vera e propria. E si sono fatti sì una serie di graduatorie, no? Di quello che è più o meno rischioso, e sicuramente questo è tra i più sicuri, chiaramente, per quello che stavamo un po' dicendo. Ma quello che volevo chiederti, il sesso virtuale può in qualche modo poi, questo adesso è praticato diciamo in sostituzione, come palliativo, sì. Ma si può arrivare anche alla, diciamo in qualche modo, degenerazione, nel senso che poi alla fine, quando riusciremo a riacquistare o almeno ad avere i presupposti per tornare a una normalità anche nei rapporti umani, tornare anche ai rapporti umani da un punto di vista sessuale potrebbe essere complicato. Il sesso virtuale prenderà il posto, c'è questo rischio del sesso, allora, reale? Mi auguro di no, però sicuramente quello che hai detto in prima battuta, sì, ci saranno delle difficoltà. Allora, non ci dimentichiamo che quando si parla anche di sesso virtuale, ed è stato tanto studiato questo fenomeno, è stato anche molto studiato in relazione alle parafilie, no? Quindi a quello che sono le canoniche perversioni, soft piuttosto che hard. E effettivamente in questo periodo in cui sta riprendendo piede proprio per soddisfare un proprio bisogno, e per via del Covid chiaramente, chiaro che questo va a condizionare le abitudini della persona. Le abitudini della persona sono anche quelle sessuali. Allora, in prima battuta noi abbiamo subito già una serie di restrizioni, e queste hanno provocato dei cambiamenti nel nostro modo di socializzare, e questo sicuramente avrà poi degli strascichi quando si riprenderà la normale vita quotidiana, si augura, no? Ma il prima sarà molto molto condizionato da tutto quello che sta
avvenendo oggi, quindi c'è veramente una distinzione tra un prima e un dopo. E se nell'interazione già siamo condizionati, figuriamoci sulla sessualità, le persone hanno già sviluppato una diffidenza, hanno già sviluppato una serie di barriere nel contatto interpersonale. Queste barriere sicuramente si riverseranno nella sessualità, quindi sia rispetto a un discorso di individuare la persona che secondo loro possa essere poi tra virgolette pulita dal Covid e individuare poi anche una persona che metta a proprio agio, perché si sono create proprio delle barriere sociali. E questo sarà un po' complicato, ci vorrà pazienza a batterle nel momento in cui si ritornerà a un diciamo discorso diverso, non dico di normalità, ma diverso, perché secondo me ci sarà una diversità e quindi i postumi di tutto quello che noi stiamo vivendo lo avremo anche nella sessualità. Già c'è, perché io come sessuologa e come psicoterapeuta lavoro anche su questi disturbi. Vedo che da me sono venute persone che hanno l'ansia, ansia da prestazione. Persone che dicono: ma devo far fare un tampone adesso alla partner, perché mi è capitato anche questo, no? E si sono organizzate anche su questo le persone, cioè per stare sicuro ho fatto fare il tampone, io me lo sono fatto e di conseguenza poi ci siamo incontrati. Persone che dicono: ma non è che c'è stata anche veramente poi una confusione sul discorso del poter prenderselo come se fosse una malattia a trasmissione sessuale. Persone che addirittura dicono: vabbè, ma che a poi chi me l'assicura se quella persona effettivamente nel frattempo, anche se ha fatto il giorno prima il tampone, poi non se l'è preso perché tutto è possibile. Quindi poi si è arrivati all'evitamento, e questo per persone che magari non si conoscono, non hanno una relazione stabile. Poi ci sono tutti gli effetti dentro una relazione stabile a causa di questo benedetto Covid, quindi anche sulla sessualità, perché le persone che sono state più a contatto, e lo dicevamo, no, in altre situazioni, sono andate un po' sclerando nella loro quotidianità. Perché? Perché fondamentalmente stare a contatto 12 ore al giorno, 24 ore, compresa la notte, non è una cosa usuale. Gli spazi si sono ristretti, un discorso di rispetto, di invasione di campo c'è stata, le abitudini si sono sconvolte, pertanto poi gli attriti hanno creato una ritorsione sul discorso dell'intimità. Avercela con un proprio partner non predispone a un avvicinamento. Oppure, l'altra cosa che si è verificata, l'abbattimento di tante persone perché magari non hanno avuto il lavoro in questo periodo. Caso per esempio di un mio paziente che fa un lavoro particolare che in questo momento non è praticamente praticabile, proprio perché è un fornitore di birre nei locali, e questo chiaramente sta parcheggiato a casa, ahimè, e lo ha depresso, lo ha buttato giù, e questo si è riversato anche su quella che è la vita sessuale. Perché non riesce a reagire, perché magari è avvilito, piange, la moglie sta lavorando, lui no, e di conseguenza la loro sessualità è un po' compromessa. Perché poi non ci dimentichiamo che tutte quelle che sono anche le disfunzioni sessuali, e parlo a livello psicologico, chiaramente con una causa psicologica, in questo momento hanno un po' una ripresa, si sono incrementate. Quindi, se parliamo dell'uomo, si sono un po' più incrementate la perdita di erezione psicogena, quindi il fatto che per via dell'ansia o della preoccupazione o dell'abbattimento d'umore, poi c'è la non erezione, no? O la perdita dell'erezione o addirittura l'eiaculazione precoce. Se parliamo di tentativi di rapporti, nel caso della donna, proprio un abbattimento dell'umore che ancora di più crea quello che può essere una non voglia, una predisposizione a farlo l'amore, per cui anche le donne vivono una disfunzione sessuale, che in questo caso è proprio del dire: no, non voglio, ho bisogno più di coccole, no? E questo anche ha determinato una crisi poi aggiunta nell'intimità della coppia consolidata. Ci sono delle fasce di età che sono più a rischio, cioè in questa, che sono più a rischio nel senso che ha subito maggiormente il danno di questa, insomma, atmosfera ansiogena, parliamo ovviamente della pratica sessuale. Secondo me sono dai 25 anni in su,
nel senso 25-45 anni, sono le persone che secondo me ne hanno un po' più risentito, perché i ragazzi, e questo me lo dicono, hanno perso anche questo aspetto ludico, no? Loro lo chiamano così, dicono non possiamo stare più con la nostra ragazza, oppure i genitori non vogliono perché hanno paura che possano contagiarsi, e quindi questo ha fatto sì che l'assenza poi determinasse un discorso di ansia, ansia da prestazione, perché purtroppo questo è quello che si è verificato. Addirittura parlavo con un mio paziente che ha il problema riferito a un controllo, cioè talmente preoccupato che lui non riesce, e questo ha anche una disfunzione sessuale, a godere alla fine del rapporto, quindi non c'è l'orgasmo, non riesce a lasciarsi andare perché ha l'eccessiva preoccupazione di quello che possa magari essere accaduto nell'interazione con la partner, e parliamo di un ragazzo. Il Sì, ragazzo, sì. è una cosa molto diffusa e tant'è vero che ci sono stati anche alcuni sondaggi che sono stati fatti sul motivo per cui se si fa sesso e il motivo per cui non si fa sesso. Una delle risposte che sono state date più frequentemente è perché adesso è più frequente che ci sono i bambini a casa, è un Ah, sì, problema, è tipo per i vero. bambini che a scuola non vanno, bambini magari anche un po' più grandi e comunque sia. Abbiamo già detto, nelle famiglie, nelle case c'è una convivenza forzata di ore maggiori rispetto al passato e quindi è complicata anche organizzare spazi di privacy. Sì, è l'invasione di campo che dicevo prima, per cui chiaramente quello che uno è solitamente fare adesso dice come faccio? Mi sentono? E c'è la preoccupazione, oppure anche se uno dice per carità ci sono momenti in cui ognuno sta facendo altro, però il pensiero che ci sia qualcun altro in casa li condiziona. È anche questo. Purtroppo la costrizione, la vicinanza troppo eccessiva rispetto alla normalità ha creato il cambiamento delle abitudini e problematiche su tutti i fronti, perché poi le persone sono fatte chiaramente di lavoro, di socialità e anche di intimità, di sessualità. Cioè la sessualità è importante, è un aspetto importante ed è un'altra delle cose fondanti la persona, no? Quindi non si può prescindere, non si può considerare la sessualità come un discorso avulso dal Covid. Il Covid ha fatto danni a 360 gradi. Immagina che ci sono delle persone che magari soffrono di ipocondria, quindi hanno sempre avuto problemi anche nell'approccio, nell'intimità per le varie malattie a trasmissione sessuale. Immagina ora, anche con la propria moglie non stanno avendo rapporti. Certo, mi sembra un po' che si sia rispolverata anche la retorica, insomma, diciamo sì, la retorica dell'astinenza è una cosa che mi ricordo il momento in cui ci fu un primo periodo di come si dice, di metabolizzazione sociale del fenomeno AIDS. L'unica risposta, insomma, per la sicurezza pareva essere quella, insomma, l'astinenza. Insomma, c'è anche forse anche una retorica eccessiva su questo, non credi? Sì, lo penso, lo condivido anche perché adesso astenersi, diciamo, è la prima reazione che le persone stanno un po' avendo in maniera spontanea, no? Per la paura. Il discorso di addirittura andare a dire ok, asteniamoci così evitiamo qualunque tipo di problema significa però innanzitutto crearne altri. Già quello che noi stiamo vivendo proprio in relazione a ormai diversi mesi, a tutto quello che accade per la trasmissibilità del virus, ci condiziona in tutto e per tutto. Figuriamoci se dovessimo pensare anche un discorso di non fare l'amore, no? Non fare sesso per precauzione. Allora, già le persone sono stressate, già le persone sono depresse, la frustrazione è ovviamente il pane quotidiano, no, e quindi l'anticamera della rabbia. Figuriamoci se togliamo anche un qualcosa che aiuta le persone a star bene, perché la sessualità è al di là dell'ormone che viene riequilibrato, ma è una fonte di benessere se viene ben vissuta dalla persona, chiaramente. Quindi anche questa sottrazione chiaramente diventa poi un momento di
depressione, no? di abbattimento e che può essere poi o che va a sfogare in un discorso di ulteriore frustrazione e rabbia oppure di avvilimento persistente. Quindi mi sembra chiaro che, per esempio, le persone, uno dei comportamenti, diciamo, sessuali che è a basso rischio, per esempio, è tra persone conviventi, magari entrambe in quarantena, stando a casa, esatto, sotto lo stesso tetto, per esempio, dovrebbe essere una cosa, insomma, abbastanza tranquilla. Sì, abbastanza. Poi io, siccome appunto non, qui in questa TV non abbiamo diciamo certi pudori o peli sulla lingua, adesso la cosa insomma sembra imbarazzante, ma insomma è un modo di dire, per esempio l'utilizzo di posizioni che tengono distanti le bocche, insomma, esatto, potrebbe essere un'idea per evitare appunto la vicinanza delle, come si dice, del insomma del fiato e la possibilità, esatto, di contagio. Esatto. Allora sì, sono state anche fatte delle battute, no, in questo senso sulle posizioni sessuali e chiaramente uno dice basta tenersi il più distanti possibili. Certo, rientra però. Non è facile, ovviamente. No. Però voglio dire. Non è facile, potrebbe essere una cosa suggerita e magari può movimentare pure la vita sessuale delle persone. Non è, diciamo, la soluzione massima e ideale, ma rispetto a un discorso di, mi viene da dire, persone che vivono sotto lo stesso tetto, il fatto che pure se non sono perfettamente isolate, cioè intendo dire che si muovono per gli spostamenti consentiti, se loro pensano che in qualche modo la vicinanza bocca a bocca possa essere troppo rischiosa, bene, allora da sessuologa, come faccio anche in altre situazioni, suggerirei il cambio di posizioni, no? Il cambio di posizione può essere, ovviamente andiamo con la fantasia senza usare un termine, però in qualche modo può certo osare la coppia e questo facilitare anche quello che può essere una ripresa della sessualità nelle coppie che vivono sotto lo stesso tetto. Chiaro che non è la soluzione, perché poi rientriamo sempre allora nel discorso i 15 minuti che stiamo certo. Oppure dobbiamo aprire le finestre ma ci viene a polmonite. Però rispetto a un'astinenza totale, insomma, voglio dire. Certo. Oppure, ma per esempio, un'altra cosa che volevo chiederti, il sesso orale, cioè è pericoloso tanto quanto prima o è più pericoloso adesso? No, il sesso orale, visto che non è una malattia a trasmissione sessuale, il Covid è praticabile, punto. Quindi non è che c'è una maggiore pericolosità. Mi viene da dire da sessuologa, e questo lo dico proprio però è un discorso che è avulso dal Covid, spesso le persone hanno delle restrizioni, no, sul discorso della sessualità orale. Ma nel momento in cui parliamo in relazione al Covid, no, non c'è una pericolosità, anzi il toccarsi e la pratica di altri tipi di rapporti potrebbe essere una variazione, un arricchimento della sessualità, perché dobbiamo pensare che la sessualità è un gioco, no, tra due persone, e se la persona, entrambe le persone lo vivono in modo sereno e consenziente, è chiaro che tutto quel che viene fatto è soltanto fonte di piacere e magari aiutiamo pure la psicologia in questo momento della singola persona che subisce le restrizioni. Certo. Quindi non dico che non ci sono dei rischi con uno sconosciuto, perché non sappiamo, ma con chi conosciamo e più o meno sappiamo le abitudini, arrivare ad un'astinenza lo trovo, magari ecco, sì, viene fatto, ma lo trovo eccessivo in alcuni casi, no? Anche se è comprensibile, perché le persone, ripeto, come abbiamo detto all'inizio, hanno paura. Quindi ovviamente il sesso cosiddetto occasionale è quello più a rischio, e su questo diciamo che ci sono appunto delle rilevazioni, insomma, delle notizie che riguardano per esempio il sesso mercenario, la prostituzione, uno dei settori in crisi notevolmente, insomma, è sesso occasionale per eccellenza, e in questo caso l'utilizzo del preservativo, mi pare di aver capito, non protegge dal Covid. No, protegge dalle malattie trasmissibili. Dalle altre cose, certo. L'altra cosa che in qualche modo sorrido, perché fa sorridere anche solo il pensiero, le persone utilizzano la mascherina, uno dice beh, utilizza la mascherina, fai tutto, beh, se non ci uccide il Covid con la mascherina fare una performance sessuale in qualche modo può essere un fattore di rischio. Possiamo dare l'idea per dei giochi di ruolo?
Sì, allora, esattamente, quindi può essere una cosa carina, vendono le mascherine, no? Tutte di pizzo erotiche anche per la donna, anche nell'intimità necessariamente con il proprio partner dentro casa, quindi tutto un abbigliamento che può essere più sensuale, ci mettiamo una bella mascherina, però il rischio poi lì è di un enfisema polmonare, dico sempre, quindi che accada qualche altra cosa. Il preservativo nel sesso occasionale aiuta, ma aiuta non rispetto al Covid, chiaramente. Quindi anche quello è un settore che sta in crisi, tutto sta in crisi, cioè non c'è stato un'area, credo, che il Covid non abbia un po' toccato. Sì. E quindi Paola, dal tuo punto di vista di terapeuta, come ne usciamo? Oltre che, insomma, un appello a volerci bene. A volerci bene, a ritrovarci almeno anche nella nostra entità. Come ne usciamo allora? Con la coscienza e con la coscienziosità, no? Nel senso di anche la sessualità la dobbiamo vivere e la dobbiamo vivere, e questo mi viene da dire Covid o non Covid, però con la testa sulle spalle, quindi pensando a quello che abbiamo di fronte, alla persona che abbiamo di fronte, proteggendoci e proteggendo l'altro, perché poi al di là del Covid, ricordiamoci, insomma, ci sono tutta una serie di malattie a trasmissione sessuale, ma siccome non la voglio nemmeno andare a vedere come un qualcosa di negativo la sessualità, perché le malattie ce le possiamo prendere in tutti i modi, quindi anche sì con la sessualità, ma per favore lasciamo anche alla sessualità un ruolo di benessere sostanzialmente. Mi viene da dire cerchiamo di nutrirla, cerchiamo di riavvicinarci ai nostri partner, perché è vero che possiamo stare giù, è vero che possiamo essere frustrati, però se alimentiamo quelle che sono le frustrazioni o le depressioni dovute a tutto quello che sta accadendo, la sessualità ne risente. Quindi il mio parere, il mio consiglio, proprio da sessuologa, ma anche da terapeuta, perché poi sono due figure che vanno a braccetto, è quello di non stare lì fermi sul malessere, ma andare incontro a quello che sappiamo essere una cosa piacevole, perché sennò tanto questo noi lo ripagheremo successivamente, quando si ripristinerà un discorso di normalità, ci avremo a che fare anche con maggiori disfunzioni sessuali e difficoltà relazionali, perché se io sono in difficoltà col partner e tolgo l'intimità, lì poi c'è un problema. Quindi andiamo incontro a quello che è una fonte di benessere, perché ci aiuta in tutti i sensi. Perfetto, allora con questo appello di Paola Sberdellati a volerci bene, con responsabilità ovviamente, la ringraziamo, ricordiamo psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fatio Bene Fratelli di Roma e in questa puntata in veste di sessuologa, la ringraziamo, la salutiamo, seguiteci tutti quanti su Libri TV, facciamoci girare questo video che è anche informativo e insomma mi sembra che anche contro un certo tabù dell'informazione su questo argomento. Grazie ancora Paola. Gianni.